Chi mi segue nelle storie dei vari social avrà visto questa immagine dove si fa vedere un caso clinico molto carino che io effettuo spesso. La scusa della blefaroplastica è quella che ci porta a fare questo intervento che io chiamo all-in. All-in perché? Perché mentre avrai post-operatorio della blefaroplastica, perché non fare qualcos'altro? E allora abbiamo fatto blefaro superiore, blefaro inferiore. Il grasso, microfat a scopo volumetrico, nanofat a scopo invece rigenerativo, e messo due fili di trazione qui all'angolo mandibolare per fare questo tipo di trattamento anche per l'angolo mandibolare. Quindi in un unico trattamento facciamo questo approccio a tutto il viso con una invasività peraltro minima rispetto a questo tipo di intervento. La signora in questione ci permette di fare adesso un piccolo video di controllo a 5 giorni, quindi caso clinico, finito l'intervento in sala operatoria. Questa cosa qui che vedete qui si chiama ActiPace ed è una cosa che serve per fare, una frequenza che serve per fare praticamente scomparire gli edemi prima possibile. E quindi adesso facciamo il salto e vediamo quanti lividi ha una paziente che è stata comunque colpita, direi duramente, e com'è andata questo post-operatorio. Pronti? Via, 5 giorni post-intervento. Ecco qua la signora che è carinissima, che si presta al suo piccolo video. Direi che è andata molto bene. Punti già tolti. Dolore Sì. dell'intervento chirurgico? Zero. Zero dolore, anche Sì. questo è importante. Intervento chirurgico si fa in anestesia locale più sedazione. E quindi durante l'intervento non ha sentito niente e dopo l'intervento appunto zero con un piccolo antidolorifico di questo genere qui. Facciamo un pochettino il giro, vedete qua qualche lividino per la carità, ma niente di che. A soli 5 giorni dell'intervento chirurgico già si vede il risultato molto buono dell'intervento e direi che stiamo andando molto bene per quello che riguarda il post-operatorio. Magari poi, visto che lei è particolarmente carina, vedremo altri video che ci racconterà la sua evoluzione. La ringraziamo per la sua disponibilità e direi che, come tutte le pazienti, se è contenta, le chiediamo di fare il nostro solito gesto. Eccolo qua, grazie mille, un saluto.